Oltre un centinaio di persone, tra studenti e genitori, hanno inscenato stamani un sit-in di protesta dinanzi all'Istituto Alberghiero di Caltagirone per opporsi al provvedimento emanato dalla preside che ha disposto il trasferimento di cinque classi all'alberghiero di San Michele di Ganzaria, il tutto dando corso a una delibera emanata dal Consiglio d'Istituto. I genitori devono pagare gli autobus tutto di tasca loro. Il comune non mette un euro per fare questo viaggio e quindi ovviamente i genitori devono pagare la tassa intera per far viaggiare i loro alunni e mi sembra questa cosa un po' scorretta. Questa dunque la sintesi di una matassa ingarbugliata e supportata da più rivendicazioni che spunta peraltro in tempi di Covid e didattica a distanza e che sino ad oggi non trova né risposte né interlocutori. I genitori si appellano alla sensibilità del prefetto di Catania affinché medi fra le parti in causa. Tutto il problema che si verrebbe a creare per il trasporto degli alunni, e in modo particolare in periodo Covid, non ci sembra il caso di trasferire questi ragazzi, di far trasferire questi ragazzi in un paese limitrofo, dove i collegamenti non ci sono, non esistono collegamenti, infatti da Licodia Eubea, da Gran Michele, da altri paesi. Il provvedimento della preside ha fatto altresì emergere le difficoltà degli studenti pendolari e relative famiglie, almeno per quanti giungono da Niscemi, Gran Michele, Licodia Eubea e Castel di Iudica. Da qui i disagi lamentati da una studentessa di Gran Michele e da un genitore di Licodia Eubea. Non vogliamo andare a San Michele perché io che sono una pendolare dovrei prendere due autobus e a me questa storia non conviene sia economicamente che fisicamente perché dovrei svegliarmi la mattina alle 6, arrivare a San Michele alle 7 di mattina, stare un'ora fuori da scuola senza un motivo. Prendere il secondo autobus a Caltagirone per arrivare a San Michele. Noi siamo maggiorenni e perciò la responsabilità è nostra, però non pensiamo a chi è disabile. A chi è minorenne, che i genitori purtroppo non possono garantire la sicurezza di cosa faranno i loro figli fuori da scuola per un'ora. E sinceramente tornare alle 3 a casa o alle 4, alle 5 non conviene. Problemi si raddoppiano sia economicamente che anche fisicamente e in periodo di pandemia questo discorso utilizzando autobus non dedicati in quanto il sindaco di San Michele di Ganzaria ha stabilito che si viaggia con l'AST. Sappiamo benissimo poi i problemi che ci saranno sia per gli orari sia per queste caruse che devono stare fuori ad aspettare con gli orari, devono partire presto, tornano tardi e quando devono studiare. E infine, per concludere, oggi doveva essere il primo giorno di lezione a San Michele di Ganzaria, dove gli studenti non sono però arrivati. Ciò nonostante il sindaco di San Michele, Gianluca Petta, avesse pensato ad organizzare tramite l'Etna Trasporti un bus di linea, ma con i costi a carico delle famiglie, 60 euro mensili con l'ulteriore gap della didattica a distanza. A sostenere la protesta degli studenti c'era anche il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Pier Giorgio Cappello, che ha presentato un'interrogazione in seno al Consiglio Comunale di Caltagirone. Quello che chiediamo è un atto di buonsenso, cioè far completare l'anno scolastico a Caltagirone. Poi il prossimo anno vedremo come organizzare. E sotto questo aspetto ho già presentato un'interrogazione e chiedo l'intervento del sindaco di Caltagirone per tutelare le nostre famiglie e i nostri studenti. Ciao Johnny! Un Covid non ci spaventa! La mascherina!